Buonasera professore, nella lezione di oggi si è parlato del mito dell'antispagnolismo che già nel corso del 500 e del 600 fu sinonimo di corruzione, malgoverno e decadenza. Oggi, alla luce di nuove reinterpretazioni della storia, possiamo dire che fu veramente così? No, non fu sicuramente solo un'epoca di corruzione, però sicuramente quando si creano dei miti, quando si formano pure degli stereotipi, dei luoghi comuni, c'è sempre un radicamento nella realtà, cioè un luogo comune si forma su un elemento di realtà, poi viene enfatizzato, viene amplificato, però c'è sempre un legame con la realtà, quindi sicuramente gli spagnoli fecero cose turche nel mondo americano, nelle colonie americani, sicuramente non furono certo un modello di tolleranza, non furono un modello di politica economica favorevole ai sudditi, eccetera, eccetera. Tuttavia, noi oggi ci dobbiamo porre il problema di storicizzare l'antispagnolismo, cioè dobbiamo capire perché si è creato, a partire già dalla fine del Cinquecento, una rappresentazione negativa della Spagna. E ricostruendo queste diverse epoche della rappresentazione negativa arriviamo fino all'Unità d'Italia, ai decenni che precedono l'Unità d'Italia, e vediamo che questo mito negativo della Spagna, questo mito dell'antispagnolismo, cioè del mito che cerca di reagire a una Spagna considerata solo impero del male, è un mito che funzionò da fondazione dell'identità italiana, perché si disse e si cercò di combattere per un modello, poi non sappiamo se si sia realizzato, forse non si è realizzato, di tutto ciò che doveva essere esattamente il contrario di quello che aveva rappresentato la Spagna nel mondo.